Prime time in the living rooms, and now all the drapes are closed. Che possa spegnere le candeline. Di trovare lavoro, di trovare davvero la sua strada e di maturare, insomma, di crescere. Tu possa trovare il lavoro della tua vita. Vorrei che potessi incontrare Ron Weasley. Non di essere felice, ma di trovare la serenità, di trovare l'attimo giusto, il momento giusto nella sua vita per cominciare ogni volta. Auguro di ricevere in regalo un viaggio on the road di un mese. Auguro che le arrivi la telefonata o la mail che sta aspettando. E che riesca soprattutto a vivere una vita tranquilla. E mi auguro che possa vivere una felice giornata e un anno che verrà splendido. Vorrei tanto che gli portassero la lettera per Hogwarts. Vorrei regalarle un po' di serenità, di equilibrio e di speranza, disponibilità verso il prossimo. Speriamo che abbia fiato di spegnere tutte le candeline che sono sulla torta. Che alla fine abbia una vita comune, ma anche banale, però senza problemi. Vorrei che fosse più felice. No. Non conosco il karate. Non so, forse sceglierei qualcosa di un po' più armonico. Sì, sono molto favorevole all'autodifesa. Dipende da bambino a bambino. Solo se l'insegnante di karate è figo. Se mio figlio dovesse fare le arti marziali preferirei il kung fu. L'idea che i miei figli sappiano e possano all'occorrenza difendersi è una cosa che sicuramente mi auguro e auspico. Che è uno sport nobile, cioè ti dà il, come ti posso dire, ti dà la misura del rispetto dell'avversario e della persona che c'è davanti nella vita. Io intendevo il karate come sport di equilibrio tra corpo e mente. Preferirei optare per qualcos'altro, magari per lo sci. Non ho alcun problema, quindi la consiglierei e la farei fare volentieri a un mio ipotetico figlio. Perché no? L'attività fisica fa bene sempre. No, perché può regare, diciamo, al figlio una certa aggressività. Se io avessi un figlio, gli farei decidere se fare karate oppure qualche altro sport. Non credo gli farei fare un corso di karate, no. What the? Perché sono la moglie di Cristiano Vaccaro. Per non tornare tanto presto, partirei per una località ricca di neve farinosa. Vorrei tanto prendere il primo aereo da Fiumicino e andare a Rio de Janeiro. Sera parto davvero, torno a Roma e spero di trovare una città pulita, organizzata, senza buche per terra, senza criminalità, dove si può andare in giro tranquillamente, la sera, il giorno, maschi e femmine tutti quanti, e dove ci sta una spiaggia così, dei grattacieli colà. Parto stasera per un'isola della Grecia, deve essere un'isola silenziosa, dove c'è il vento, dove c'è qualche pescatore, qualche pastore, pecore, capre, le onde che si infrangono sulle rocce e il silenzio, quello. Io parto per lì stasera. Prima di tutto andrei nel nord Europa a godermi i paesaggi innevati e l'atmosfera natalizia. Voglio fare il bagno e stare con i piedi sulla sabbia e insomma vedere un sacco di donne in costume da bagno, voglio tutto quello che l'estate porta con sé. Appena scendo dall'aereo vado in spiaggia, mi sdraio là, mi prendo qualcosa da bere. Io stasera parto per il Canada, ho già la valigia pronta, qui dentro. E in Marocco, Marrakesh in particolare. San Francisco. Partirei sicuramente per il Giappone. Una meta non
non turistica, qualcosa di unico, qualcosa di non universale ma particolare. E poi andrei sicuramente in America. Immagino colori molto forti, contrastanti. Posto ovunque nella terra dove sia estate e me ne vado al mare. Terrai, mi senti a casa. In Molise, che non esiste, che però io ci andrei. Ho studiato comunque la storia. Soprattutto con le sabbie del deserto, le spezie, colori molto caldi. Me ne andrei a Lisbona. E stare lì per 10 giorni senza sbattermene in alcun modo di qualcuno. È molto colorata, è bella, mi piace. Ci andrei, ci vado, vado stasera, vado via. New York, ma anche tutti i bellissimi paesaggi, Grand Canyon, Death Valley, sicuramente il Canada. Allora stasera io parto, ho deciso. Allora stasera io parto per Frisco. Potrebbe andare in Costa Rica perché mi piace stare a contatto con la natura. Io vorrei andare in Nuova Zelanda perché è sempre un posto che mi affascina, perché mi piace tanto. E allora stasera io parto!